Il Bifest ha fatto tanto per la città di Bari, lo dobbiamo a una collaborazione con la Regione, Puglia Film Commission, Felice Laudadio e tutte le persone che hanno lavorato con lui in questi anni per farlo diventare un evento nazionale e internazionale, e credo che la città di Bari abbia avuto l'intelligenza e l'umiltà anche di saper cogliere questa nuova primavera che sbocciava in città. E attraverso una collaborazione istituzionale è riuscita a raggiungere questi risultati. Falasco. Comandiamo, maestro! Allora pare che ci siamo tutti, eh? Mo ci siamo tutti. Fausto Ciaramella, questo un giorno diventerà uno spaccino chitarrista. Fare la regia di un film per me è un'assunzione di paternità. Il film per un regista diventa un figlio. Per quel periodo in cui lo covi, lo curi, ti appresti a farlo, diventa la cosa più importante della tua vita. Un lampo di spada ti illumina il suon dei voleri. Raffaele ci deve dare ancora tutti gli arretrati. Vabbè, non ti preoccupare, quello è verità. So, ti deve avere una cosa grossa, mi devo interesse. Viene da Milano con tutta la sua orchestra. 30 persone, tutti professionisti, eh. Scusate, voi per caso siete Augusto Riverberi? E state ancora con Ornella Vanoni? È venuta prima la chitarra e Fabrizio De André dell'Amleto di Shakespeare. Quindi questo è sempre stato un qualcosa che mi ha accompagnato, forse come le vere passioni, giustamente è rimasta segreta, nel senso che la piccola orchestra mentale è riuscita a farmi fare un disco le canzoni, ma proprio solamente perché erano loro, sennò probabilmente non l'avrei mai fatto. Però forse proprio perché era segreta, è stata una brace sotto che ha sempre ardente, che è sempre rimasta viva sotto. Insomma, io in fondo, anche quando studio una parte, io ho una formazione teatrale, quindi io parto a tavolino con la parola scritta. E l'analizzo sia da un punto di vista lessicale, quindi scelgo le parole, sia da un punto di vista fonetico, capisco se c'è un dialetto da usare, cioè che capisco proprio la respirazione. Quando ho capito, solo quando ho capito tutte queste cose, mi alzo e muovo il corpo. Ecco, questo insomma, per dirvi che insomma, è qualcosa che continuo a fare, insomma, io faccio il cinema in un modo teatrale. Amore, fermati, questa sera non andartene. Perché ti stai facendo crescere i baffetti? Sai che ci saresti bene? Tra le nuvole la tua canzone suonerà. Sai cosa ci vorrebbe? Un bello sciopero dei musicisti. Così almeno la gente capisce una volta per tutte com'è la vita senza la musica. Ho avuto il privilegio, perché questo è veramente un privilegio, almeno per me, di scrivere la sceneggiatura ascoltando la musica che sarebbe il film. E questa mattina per me è come se Fausto per un'ora e mezza avesse suonato tutta una serie di Bari. Siamo soli, amore, baciami. Forse è colpa della musica.
ma non t'ho amato mai così. E sto masta camona questo. Mezzapesa, ti mangio il cuore, arriva al Bifest dopo aver accumulato una serie di successi da quando è uscito nelle sale alla fine dello scorso anno, quindi arrivi con un background estremamente importante. Sì, è un film che è stato accolto bene dal pubblico, prima di tutto al Festival di Venezia, dove ha avuto la sua anteprima, poi è andato bene in sala e anche subito dopo in piattaforma. Ora è un piacere presentarlo qui a Bari, in un festival a cui sono da sempre molto legato, sia da spettatore che da protagonista, in questo caso da giurato anche. Posso dire che ha lanciato una nuova attrice, ormai l'ha lanciata veramente nel mondo del cinema, ovvero Elodie? Beh, l'ho scoperta io, diceva qualcuno. Sì, sono molto orgoglioso di averlo fatto e sono molto contento che lei abbia accettato di avere questa prima esperienza nel campo del cinema con me, si è fidata. È stata molto coraggiosa, è stata impeccabile sul set e credo che si sia divertita e abbia lasciato al pubblico un'ottima interpretazione. Che cosa vi porto? Che volete, zucco o gelato? Che stai facendo qua? Vinta! Non ci posso offrire un gelato di creatura. Io voglio il succo. E io che ho detto il succo. Ma tu chi sei? Sono un amico di papà tuo. Nicola, questo lo sai fare, eh? Questo. Difficile. Fa vedere. Questo? Tu però non sai fare questo. Bravissimo! Noemi, al volo. A volo, Andrea. Nell'occhio. Possiamo dire che Pippo Mezzapesa è un nuovo talent scout? Me lo auguro. In questo caso è andata bene, ma c'era dell'ottimo materiale, perché è chiaro che Elodie dal primo momento mi ha dato dimostrazione di poter essere davvero un'ottima interprete, però sicuramente l'intuizione c'è stata. Adesso i progetti per il futuro di Pippo Mezzapesa quali sono? Siamo prima di tutto in fase di montaggio di una serie che ho ultimato a Natale, una serie sul caso Vetrana, e quindi sono molto immerso in questa finalizzazione e sto scrivendo il prossimo progetto. Ma voi lo sapete che cos'è la guerra? Prima una, poi l'altra, poi l'altra. Non potete vederla! E dovevo proteggere io.